Ciao a tutti ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, siamo a Volargne, stanno passando molte moto, spero che sentiate ugualmente. Siamo a Volargne, in provincia di Verona, in Veneto, e oggi faremo la ciclabile dei Forti, seguiremo il corso del fiume Adige e lo risaliremo fino alla provincia di Trento, fino a Borchetto e al bicigrid di Alavio. Come vedete, qui dalla partenza, dalla chiesa parrocchiale, siamo proprio sopra al fiume Adige e siamo sotto le pale di Abio che noi abbiamo fatto in bicicletta nell'altro video quando siamo andati al Brennero io e Filippo. Vi lascio in descrizione il link. Nella tappa 2 abbiamo fatto la ciclabile del sole e passa proprio sotto le pale di Abio, bellissima anche quella. Oggi faremo la riva sinistra idrografica del fiume e andremo a Borghetto in provincia di Trento. Ciao. E voilà! Adesso mi filmo, così vengo anch'io nelle riprese, tranquillo, non ci sono mai. Siamo a Dolce. E qui, fatto il ponte, abbiamo terminato la ciclabile dei Forti e entriamo sulla ciclabile del Sole. Siamo a Borghetto. A Borghetto ci sono circa 500 metri, un chilometro di strada normale, senza traffico. E si arriva all'ingresso del paese, si attraversa il ponte e si entra sulla ciclabile del Sole. E da qui si può salire fino al Brennero, oppure scendere, per sempre per la ciclabile del Sole, fino a Verona. Lascio il mio tagliandino e adesso andiamo al bicigrid a mangiare. Ciao! Siamo arrivati al bici grill di Ala. Ah no, aspetta, mi vesto, quando si va al traguardo bisogna tirare su. Siamo arrivati al bici grill di Ala Abio e adesso è bellissimo, un posto stupendo. Abbiamo fatto circa 29 km, un paio d'ore di pedalata e adesso ci fermiamo per il pranzo. Allora, per quei quattro gatti che guarderanno questo video e soprattutto per i tre
che sono arrivati fino a qua. Vi dico, adesso noi torneremo giù fino al punto dove abbiamo lasciato la macchina, non mi ricordo neanche il nome del paese, a Volargne. Quindi faremo lo stesso tragitto e soprattutto, però adesso cosa cambia? Cambierà che useremo il drone, avremo un paesaggio diverso perché lo vedremo sulla riva sinistra idrografica del fiume e soprattutto ci sarà l'immancabile gara dei rutti che punterò a vincere anche questa volta. Quindi non andate via e continuate a guardare questo video. Lui non sa neanche dove abbiamo lasciato la macchina, la nostra guida, ma che buona. Ah, la trovo. Potete riempire le borracce di acqua fresca anche al bicicletta prima di ripartire. Un attimo in questa spiaggetta, facciamo volare il drone e intanto vi darò la classifica dei rutti. Filo, quanto sei arrivato? Zero. Zero, un dilettante. Diego? 5. Lei 0 perché è una signorina. 17. E anche oggi ho vinto. Grazie, mi metto la cravatta la prossima volta. Allora, siamo tornati a Volargne, ne abbiamo fatto la ciclabile 30 km circa, 60 in tutti ne abbiamo fatti, è prevalentemente pianeggiante, è adatta a tutti, chiunque può farla, tutta in sede protetta, non ci sono fontanelle, quindi potete caricare le borracce qua o al bicigrill o in qualche paese che incontrate. È abbastanza ombreggiata, il percorso a noi è piaciuto molto, quindi direi che vi saluto. Grazie per aver guardato il video, iscrivetevi al canale e ci vediamo alla prossima. Yeah. Chiudi. No. L'inverno non lo vuole. Non è no. In inverno qualche local, ma poi viene persi qualcosa. Fettina aperta, no? Buono, no, meglio è buono però. A me non si piace qua fortissimo. Dove ti dai il ketchup? Dove te il ketchup? Ma è piccante? Figa, no, no. È salsa barbecue. Non è ketchup, no. È salsa barbecue. No, è buono. Mettite in panino. Ma tu puoi vedere, secondo me ci sono due tipi di cotolette diverse. Cos'è? Questa qua, quella. Ho notato quella piccola io.